importante sapere qual è il tipo di tecnica che hanno usato per la lesione alla cartilagine, perché mica ce l'hanno detto, eh. No, no, ma infatti Andrei, abbiamo insomma uno che di queste cose evidentemente se ne intende. Mario Brozzi ne ha curati tanti anche di infortuni di questo tipo. Intanto tu sei riuscito a sapere attraverso, non so, tua informazione o semplicemente per quello che hai letto e che hai visto, che cosa realmente è successo nel ginocchio di Kevin Stroll? No, francamente io non ho nessuna consapevolezza, perché praticamente da quando, dal 16 gennaio del 2009 io non ho avuto più contatti con lo staff della Roma di nessun tipo, con nessuno, anche perché quando si esce da quegli ambiti poi insomma è sempre bene conservare il giusto distacco. Conosco la sindrome del ciclope perché praticamente, cioè, tutti sappiamo che è dovuta ad un posizionamento del neolegamento corto, diciamo così, in termini chirurgici, quindi è una situazione abbastanza temibile, perché quando si riposiziona il tendine, il neolegamento, che si fa il prelievo su rotule e quindi si riposiziona nuovamente, le due condizioni estreme praticamente possono essere o che il neolegamento è lasco, quindi lasso, quindi lento, oppure la seconda condizione più temibile, quando è corto, quindi quando è corto praticamente c'è difficoltà all'estensione del ginocchio. Che è un po' quello che hanno detto peraltro, no? Mi pare proprio del ginocchio. E la difficoltà nell'estensione del ginocchio... Ma se ne erano già accorti, Mario, eh? Lo sapevano già, non è che l'hanno scoperto a Firenze. Il problema hanno pensato che si potesse andare avanti così. Si è pensato di probabilmente... Cioè non è che l'hanno scoperto dopo. Probabilmente si è pensato di poter... È chiaro che... la biomeccanica del ginocchio è una biomeccanica complessa, quindi se tu corri a ginocchio non esteso vieni a caricare su un punto di cartilagine completamente diverso da quello che tu fino a quel momento abitualmente hai caricato, quindi è chiaro che da quel momento in poi scatta un countdown, che da lì a presto ti si può creare una lesione cartilaginea. E lì chiaramente poi l'osteocondrite diventa una situazione di latere. Quindi ovviamente il problema, come ha detto bene Di Gallo nel servizio, non è certo questo tessuto che può essere rimosso, ma eventualmente proprio la cartilagine. Se fosse quello il ragazzo starebbe in campo, insomma. E questo è un problema che, se è così, cioè tu sostanzialmente stai dicendo che è stato rimesso un tendine non con il ginocchio non posizionato perfettamente, quindi no, mi pare io di capire. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che la sindrome del ciclopo, cioè quell'ammasso di tessuto fibrotico, viene quando il neolegamento è corto, e quindi quando è corto il paziente non stende il ginocchio, ha un deficit estensivo, e nel deficit estensivo chiaramente carica in maniera sbagliata e viene il danno cartilagineo. Ora il problema è che da qui in poi non vedo via di fuga se la situazione è questa. Cioè, andrebbe ricominciata da capo con l'operazione? Cioè, bisognerebbe fare una nuova operazione? Non l'ho detto io. Sul tendine. Posso fare una domanda io? È possibile che abbiano sbagliato la prima operazione in Olanda? Ma te l'ha già detto. È quello che sta dicendo. Infatti si deduce che il danno sta all'origine, cioè all'intervento. Cioè la tecnica di questo professor Van Dijk, lei la conosce oppure... Cioè, si opera su protocolli? Sì, però sono sempre gli stessi protocolli, cioè nel senso che io ho avuto la fortuna tutta la mia vita di sposarmi una volta sola con mia moglie e con Pierpaolo Mariani. Al di là dei rapporti personali fra me e Pierpaolo, che non sono stati sempre idilliaci, due persone con le loro caratterialità, con le loro personalità, e quindi non faccio nessuna apologia marianiana, però Pierpaolo ha la caratteristica, il sapere che quando posiziona il neolegamento azzecca sempre l'angolo di posizionamento, quindi nel momento che tu prendi in mano il calciatore nella fase di recupero puoi forzare da subito, perché sai che il neolegamento non ti abbandona mai. È chiaro che se il neolegamento è lento, è chiaro che l'unica via di fuga che tu hai praticamente è potenziare le strutture quadricipitali, quindi impieghi più tempo perché lo devi portare ad un over the top per poter mettere una pezza su quel fatto che il legamento è lasco, ma ancor peggio se il legamento è corto, tant'è che tempo fa si facevano interventi con gli allograf, cioè si prelevava il neolegamento dal cadavere, e vennero abbandonati proprio per questo motivo, perché praticamente nel riposizionamento di questo tendine dal cadavere, nel momento che tornava
a riprendere vita, a imbibirsi di liquidi, questo tendine tendeva ad allungarsi e quindi erano tutti laschi e quindi poi si rifacevano male con facilità, Sisigno. Se ti ricordi bene, di questo tipo. Per cui la mia sensazione è che questo intervento non sia andato perfettamente, capita, cioè può succedere, cioè non è che è colpa di nessuno. Purtroppo è chiaro che se ne sono messe in fila una appresso all'altro e quindi si è venuto ad alterare quel clima di rapporto fiduciario che esiste praticamente all'interno di una struttura. E questo è gravissimo perché... Però Mario, un legamento crociato si può sbagliare, si può fare un secondo intervento, no? Cioè, se va male, magari non puoi rifarlo col tendine rotuleo, lo fai con un altro. Certo, grazie. Se Strootman avesse un problema del genere, visto che comunque dovrà stare fermo 6 mesi per la cartilagine, avrebbero sostituito anche il legamento, no? Cioè questo, ma cioè, nel se secondo no, che intervento fanno? Li fanno la cartilagine, farlo. Non so che cosa hanno fatto, se le microfratture, quello che è, e gli lasciano questo legamento così? No, cioè, se il legamento era corto in modo irreparabile, a quel punto gli cambiavano anche il legamento. Tanto sempre 6 mesi deve stare fermo. Sono d'accordissimo con te. Però questo non è stato fatto. Non è stato evidentemente rilevata questa fibrosi, questa massa che deve, e probabilmente questo legamento, l'estensione non sarà al 100%, ma è sufficiente perché possa rimanere con questa plastica. Strano se non è deve essere per forza così, Daniele, se no glielo cambiavano il legamento crociato, se no sono pazzi, siamo in mano a, cioè questo è un luminare. No, io mi chiedo, tutti questi Van Dijk o Van Dijk in Olanda, Cerulli ad Arezzo, voglio dire, veramente adesso nessuno deve fare l'apologia dei Mariani, ma Mariani sta qua, sta a pochi chilometri appunto a Villa Stuart. Credo che insomma si poteva pure pensare di andare lì. Io questa teoria abbia deciso il giocatore. Ma per carità, il fatto di lasciare sempre, però qualcuno dovrà pure rispondere se la Roma dovesse avere un danno. Adesso stiamo parlando evidentemente che Strootman tornerà nel prossimo campionato, per evidente. Se va bene a settembre. Io torno su una cosa che ha detto Mario. Io non entro chiaramente nel termine clinico della vicenda perché non saprei da che parte cominciare, però c'è un punto. Se iniziano a esserci dubbi di fiducia, che ne so, Strootman decide di andare da Van Dijk, prima le operazioni erano quasi sempre fatte dallo stesso staff, non parlo solo della Roma, tranne rari casi. Del Piero andò da Stedman in Colorado, appunto, operare in Italia, ha scelto la Compagnoni, si fece operare da Stedman, capita, ma anche a Mario è capitato, non è qualcuno, in mezzo mai, di guai. Mai successo, l'unico, come stavo spiegando, l'unico che facemmo fuori tutti gli interventi, Totti 1, Totti 2, eccetera, eccetera. L'unico che facemmo non a Trigoria, lo facemmo in Svizzera, fu Vincenzo Montella, perché dopo che togliemmo il menisco esterno, il punto d'angolo postero esterno è una zona già di lassità costituzionale, quindi quando vai a togliere il menisco puoi aggravare questa lassità. E Vincenzo aveva questo problema che gli dava dolore, questo punto di instabilità, e solo in Svizzera c'era questo collega Ranter che faceva questo tipo di intervento, perché da noi non era in uso, in Italia nessuno lo faceva solo lui, e andammo a fare questa plastica esterna da Ranter in Svizzera, ma per questo motivo. Tutti gli altri li abbiamo fatti tutti all'interno dello staff della Roma. Oggi quello che mi dispiace è che è stato depauperato proprio un capitale incredibile, proprio di fiducia, di stima, di rapporti, di professionalità, no? Questo fatto che i calciatori della Roma vanno poi a operarsi, cioè voglio dire, è uno smacco per l'intera sanità di questa città. Che, anche di questo paese, poi se vanno all'estero, no, chiaramente dire, sono pezzi d'Italia. E non è certamente un buon viatico, perché poi, e concludo perché credo che poi dovrete parlare un po' anche voi, e non voglio monopolizzare, quando cominciano ad andarsene in giro, sappiate che non guarisce più nessuno. Infatti, si è visto. Cioè, perché quando i capretti escono e vanno dentro al bosco, andarli a recuperare poi diventa un problema. Allora, ci dobbiamo fermare, tra poco poi parleremo molto di Roma Feyenoord, di Feyenoord Roma e della situazione ordine pubblico che c'è stata questa settimana, anzi nel particolare giovedì.